Niente, siamo a presentare un pochino quello che sarà l'organigramma tecnico per la stagione 2017-2018. A livello di responsabili, chiaramente di coordinatori, abbiamo tante conferme e una nuova entrata, secondo me molto importante, che è quella di Mauro Marchisio, che dalla prima squadra viene nel settore giovanile a fare un ruolo importante, secondo me, che è il coordinatore dell'area portieri di tutto il settore giovanile, quindi coordinerà i vari preparatori per dare, ecco, una linea comune, che è quello che stiamo cercando comunque di fare un pochino in tutto il settore giovanile in questi anni, anche al reparto, diciamo, dei preparatori dei portieri, e si occuperà anche di scouting per quanto riguarda i ragazzi, perché secondo me lì ci vuole una persona che abbia una preparazione ben specifica. Quindi, insomma, sono felice che Mario abbia accettato questo ruolo, che secondo me riveste un'area strategica importante. E niente, poi a livello di preparatore atletico recupero infortunati viene confermato Garofalo Alessio, che praticamente passa dall'under 16, che verrà accorpata insieme all'Under 17 e verrà seguita dal preparatore, che è Tony Giacomo. Invece avremo una persona che col preparatore della primavera e degli allievi dei giovanissimi si preoccuperà di tutto il recupero degli infortunati e della prevenzione, che è un'area molto importante. Rimane poi Arrighi responsabile tecnico delle attività di base e Simone Bombardieri coordinatore tecnico. E ci sta dando grande soddisfazione anche la parte delle affiliazioni, dove abbiamo più di 30 società affiliate in regione e fuori regione, ed è in continuo aumento il numero. Sembra che si vada verso le 40 società. Stanno facendo, secondo me, un lavoro importante, giunti Simone, per quanto riguarda la parte organizzativa, e per quanto riguarda la parte tecnica, Tommaso Dalle Donne. Ci sono stati invece diversi cambiamenti per quanto riguarda l'area tecnica del settore giovanile, perché in primavera purtroppo abbiamo perso un allenatore comunque che ha fatto molto bene, come Alessandro D'Alcanto, che è andato alla Juventus insieme al suo secondo Giuliano Lamma, e a cui faccio chiaramente i miei migliori auguri, perché l'annata dell'anno scorso secondo me è stata veramente un'annata importante di grande crescita per i nostri ragazzi, e auguro Alessandro e a Giuliano le migliori fortune per il loro lavoro. E quindi abbiamo sostituito queste due persone con secondo me un allenatore importante, che viene da qualche annata, come lo era Alessandro D'Alcanto, un pochino difficile, perché l'anno scorso Lamberto Zauli, come già sapete, era a Teramo, dove ha avuto praticamente in un'annata due esoneri. Però ci piace questa cosa, perché negli ultimi anni gli allenatori che poi avevano trovato qualche difficoltà magari in altri ambienti, abbiamo visto che nel nostro ambiente invece hanno trovato veramente terreno fertile per far vedere le loro qualità. E Lamberto Zauli abbiamo condiviso con la società, che è un prospetto secondo noi importante, che può far crescere bene i nostri ragazzi. Abbiamo poi promosso Antonio Boucher all'Under 17. Antonio ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro in questi anni con tutte le categorie che ha allenato, perché è partito praticamente dai giovanissimi B professionisti e è andato a salire fino ai giovanissimi nazionali, dove negli ultimi 2 anni ha fatto molto bene. Anche l'anno scorso, soltanto per un rigore, ci ha privato di andare alle finali nazionali, ma la crescita del gruppo e il lavoro svolto sono, secondo me, evidenti. E ritengo Antonio un allenatore adatto alla categoria Under 17, perché è un allenatore che comunque ha un approccio che anche da adulti, e quindi secondo me ben si sposa con una categoria che è, diciamo, la parte finale di tutto il settore giovanile. Quindi credo che ci possa dare un grosso contributo, e riprende il gruppo 2001 che lui ben conosce, anche se poi chiaramente è un gruppo che è molto cambiato rispetto a quando l'ha avuto inizialmente 3 anni fa. E invece per l'Under 16 c'è una nuova entrata, che è Davide Cei, che viene da 3 anni alla Juventus, un allenatore che ha allenato anche alla primavera della Spezia e del Livorno con buoni risultati. Lui era partito anni fa, quando aveva smesso di giocare
ad allenare grandi, ho avuto esperienze a Brindisi, in altre società di Lega Pro e Serie D, e poi invece ha sposato con convinzione il settore giovanile. Credo che le nostre scelte vadano su allenatori che abbiano voglia, soprattutto dagli allievi in poi, abbiano voglia di far crescere i ragazzi sotto tutti i punti, gli aspetti. Credo che i cambiamenti, ecco, vadano in questo senso. Io vorrei trovare un filo conduttore che li unisce, anche la scelta di Benesperi ai giovanissimi nazionali, che era il secondo di Antonio Biuchet, va un pochino in questa direzione, insomma, un allenatore che conosce bene la categoria, che ha condiviso un lavoro con Antonio importante in questi anni, e quindi il fatto di salire Antonio mi serviva un allenatore che conoscesse e andasse avanti col lavoro svolto insieme a lui in questi anni, quindi va un pochino in questa direzione anche la scelta di Benesperi, che già ricopre un ruolo importante come quello di maestro della tecnica del settore giovanile e dell'attività di base. E poi niente, c'è la conferma di Simone Bombardiere, giovanissimi B, che poi coordina insieme ad Arrighi appunto tutta l'attività di base ed anche la scuola calcio, che è un asset strategico per noi, perché anche quest'anno prenderemo 3 ragazzini dall'Empoli giovani nei selezionati del 2009. L'anno scorso sono stati diversi ragazzi che sono saliti tra i selezionati e sta andando molto bene il lavoro sotto, ce ne danno un pochino la sensazione tutti i tornei che andiamo a fare, i confronti che facciamo anche con le società più grandi, che magari non abbiamo, purtroppo quando facciamo le partite qua in regione non abbiamo la possibilità di confrontarci, e quindi ecco, questi tornei ci danno un pochino lo specchio di quello che è un pochino il nostro lavoro. Io credo tanto nell'attività di base, perché l'Empoli deve chiaramente fare un lavoro in profondità sia nella formazione che nello scouting, soprattutto sui più piccoli, e poi dopo mettere dentro, poi quando arrivano ai 14 anni chiaramente fuori regione, 16 anni un occhio anche all'estero. Tra l'altro quest'anno la prima squadra c'è una nuova entrata, che è Claudio Calvetti, che conosce molto anche il mercato estero e ci darà sicuramente una mano anche per il settore giovanile, perché è chiaro che poi dopo, per riuscire ad essere competitivi con le big del campionato italiano, poi dopo dovremo mettere anche qualcosa da fuori, e quest'anno qualche movimento lo abbiamo fatto anche in questa direzione, ecco. Sì, era già iniziato, no? Penso che c'è il Povic a gennaio. Certo, certo. Sì, sono operazioni che la prima squadra ha fatto e che ci hanno aiutato a far crescere chiaramente in maniera importante la primavera, ecco. Per alzare il tasso tecnico credo che sia importante. Senti, io partirei proprio dalla primavera, perché ovviamente non è che mi sono addentrato nei regolamenti, però mi devi spiegare perché una squadra che è undicesima nel ranking fa la primavera. Allora, c'è una spiegazione. Allora, guarda, è una cosa secondo me, è la più grande ingiustizia che abbiamo quest'anno per il lavoro svolto in tutti questi anni. Il ranking prende in esame gli ultimi 5 anni, il ranking sportivo che è stato calcolato, ok, e di cui avete preso visione per l'anno 2017-2018, che ci vedeva confermare l'undicesimo posto e prendere anche qualche punto di vantaggio su alcune società dietro di noi col terzo posto di quest'anno. Praticamente c'è un regolamento che l'anno scorso, cioè inizialmente era partito che noi avevamo votato alla riunione di Lega, tutti i responsabili del settore giovanile avevano votato per questo ranking che comprendesse le società di Serie A e Serie B. Poi dopo è successo che io, tra l'altro, sono andato al corso, non ho neanche assistito alla seconda riunione, e quando siamo tornati invece era stato deciso dai presidenti, quindi c'era stata una votazione, che nel primo anno della riforma del campionato primavera inizialmente le società dovessero essere tutte di Serie A, e questa secondo me è un'ingiustizia vera e propria, perché comunque ci sono società, voglio dire, quest'anno che si trovano nell'organico della Serie B come noi e il Palermo, che negli ultimi anni avevano secondo me fatto bene. Voglio dire, l'Empoli è 20 anni che secondo me fa bene nel settore giovanile, ma se pensiamo che quando io arrivai, mi ricordo che andammo insieme a Massimiliano Cappellini a ritirare il premio come
settore giovanile dell'anno per l'anno 2013-2014, andammo insieme a Coverciano. Quest'anno siamo stati in lizza insieme a Atalanta, Juve, Roma per all'interno del premio Fair Play come miglior settore giovanile d'Italia, che poi dopo ha vinto l'Atalanta, avendo vinto essendo campione d'Italia sia con gli allievi che con i giovanissimi. E quindi, cioè, voi capite bene che l'Empoli quest'anno è penalizzato a fare un campionato Primavera B che, per quello che ha fatto, voglio dire, anche l'anno scorso con la finale del torneo di Viareggio e il terzo posto, è un'ingiustizia vera e propria. Loro hanno preso le squadre di Serie A fanno la Primavera A, le squadre di B fanno la Primavera B, poi fanno le... Allora, le squadre, la parte sbagliata secondo me è stata questa, è stata che soltanto società di Serie A dovevano essere nel primo organico della Primavera 1, e questo è un errore. Perché il Cagliari nella Primavera B perché non ha ranking, ma le società come noi e il Palermo che avevano ranking, e per un'annata sfortunata della prima squadra noi dobbiamo subire una situazione che non meritavamo, perché devono essere soltanto di Serie A. Invece secondo me il primo anno di Primavera ci doveva essere un ranking sportivo, come voi avete visto, delle 42 società degli organici di Serie A e Serie B, e poi dopo da lì partire, dopo poi è il campo che determina quella che è un pochino... Guardate il ranking dove voi siete undicesimo, dove l'Empoli undicesimo non l'hanno guardato. Non l'hanno guardato. Allora, l'anno scorso, quando venne fatto questo regolamento, si disse che le prime quattro società dei gironi della Primavera venivano... che però facevano parte dell'organico di quest'anno della Serie A, venivano automaticamente messe nel Primavera 1. E poi le altre a seguire si guardava i ranking. L'Entella è andata nelle prime quattro, però l'Entella, essendo società di Serie B, non è entrata nella Primavera 1. Però l'anno scorso l'Entella, secondo il regolamento, se prendevano la società di Serie A e Serie B tutte insieme, praticamente l'Entella sarebbe dovuta essere nell'organico della Primavera 1, perché comunque è arrivata nelle prime tre, quindi davano valore anche all'ultimo campionato svolto. Cioè c'erano dei criteri, davano valore al ranking, all'ultimo campionato svolto, tenendo conto di Serie A e Serie B, il primo anno hanno detto che soltanto Serie A, e poi dopo si va con il valore effettivo del campo, perché adesso poi non conta più ranking, non conta più niente, ma contano le promozioni e le retrocessioni. Però insomma, noi siamo stati penalizzati fortemente da questo regolamento, secondo me è ingiusto, perché poi avevamo votato all'unanimità nella prima riunione, quindi poi dopo c'è stato qualcosa che è andato nel verso sbagliato, che magari ha favorito delle società di Serie A che in questi anni magari non avevano investito come l'Empoli e non avevano curato in maniera importante il settore giovanile come l'Empoli, e questa è una grave ingiustizia. Quindi l'obiettivo è la promozione? L'obiettivo è chiaramente la promozione, chiaramente l'obiettivo minimo si può ottenere vincendo il campionato, perché le prime dei due gironi vanno direttamente, e poi dopo dovrebbero, perché ancora non è ufficializzato, dovrebbe esserci un meccanismo di playoff che comprende la seconda, la terza e la quarta. La seconda dovrebbe andare direttamente alla semifinale, c'è un primo spareggio tipo un quarto di finale tra la terza con la quarta dell'altro girone, e poi dopo incontra le semifinaliste e poi la finale, perché poi sono tre le società che... Quindi saranno tre promozioni? Tre promozioni, due primi posti dei due gironi e poi dopo un'altra attraverso un meccanismo di playoff. Quindi il nostro obiettivo minimo sono i playoff, e chiaramente l'obiettivo che ci poniamo è quello di risalire in un campionato che compete all'Empoli, però chiaramente lo sappiamo che vincere non è facile, quindi comunque... Quest'anno non si lotta per le finali? No, assolutamente, noi lottiamo soltanto per ritornare nel Primavera 1. Siamo nella Serie B del campionato Primavera. Senti, restando sempre alla Primavera, sembra comunque Zauli una scelta di continuità, cioè nel senso l'anno scorso ci fu questa grande novità di dal canto, cioè di un allenatore... vero, da grandi, sì. Messo in una Primavera che diventa sempre più prima squadra del settore giovanile. Va in questa direzione, sono d'accordo con te, e secondo me lì ci vuole un allenatore da grandi, un allenatore che abbia un curriculum calcistico e un curriculum anche da allenatore che,
che faccia crescere i ragazzi da un punto di vista soprattutto anche caratteriale, perché quello che abbiamo visto in questi anni è che tanti nostri talenti, che poi col tempo stanno uscendo, perché la maturazione di un giocatore chiaramente ha dei tempi diversi da uno all'altro, no? Se pensiamo a Di Natale, che ha fatto poi una carriera incredibile, ma è uscito a 23-24 anni a certi livelli. E la cosa che ci è balza all'occhio in questi anni, la valutazione che abbiamo fatto anche con la società, è che diversi nostri ragazzi, seppur di talento, quando uscivano dal campionato primavera, essendo poco competitivo, trovassero grandi difficoltà. E le difficoltà sono soprattutto da un punto di vista non tecnico o tattico, perché i nostri ragazzi sono validi e l'Empoli comunque ha sempre fatto un ottimo lavoro a questo punto di vista, ma soprattutto da un punto di vista di carattere, di personalità, trovano difficoltà quando vanno nelle prime squadre. Quindi avere un allenatore che li stimoli da questo punto di vista e li prepari a quello che è il calcio da grandi, che ha conosciuto con la propria esperienza, secondo me va un pochino in questa direzione. E poi parlandoci, un profilo che però abbia la sensibilità e la voglia di lavorare con i giovani e di farli crescere, perché comunque il lavoro con i giovani è un lavoro totalmente diverso dal lavoro dei grandi. Quindi in questo passaggio ci vuole un allenatore che abbini le due cose, e Dal Canto lo ha fatto molto, esatto, bene, e Zauli ci è sembrato un profilo che andasse in questa direzione. Al di là poi dei risultati, certo, l'ennesima finale persa mi sembra il grande risultato della primavera l'anno scorso sia stata, è partita da un livello, è arrivata a un altro. Bravissimo. Soprattutto di carattere, ecco, abbiamo visto anche i ragazzi che sono riusciti in prima squadra. Hai centrato proprio l'obiettivo, infatti la nostra soddisfazione è sentire anche il mister Vivarini che ci dice che i ragazzi e anche il preparatore atletico, che sono pronti da un punto di vista tecnico ma anche fisico, sono ragazzi che hanno comunque tenuto bene un ritiro con la prima squadra, hanno fatto la loro figura, hanno dimostrato che poi dopo chiaramente c'è da fare delle scelte, qualcuno tornerà con noi, qualcuno andrà a giocare, quelle poi spettano al mister, non sono ancora definitive, però questi ragazzi hanno fatto vedere che c'è stata veramente una crescita da parte loro, ed è quello che ci dobbiamo porre noi come obiettivo con tutti gli allenatori del settore giovanile. Le nostre squadre devono andare a crescere. Laddove c'è invece un momento di flessione, secondo me, nella seconda parte dell'anno, ecco, lì è motivo un attimino di considerazione, perché io credo molto nel lavoro degli allenatori, credo che le squadre comunque, più o meno chiaramente con diverse annate, siano di qualità, e un gruppo deve dare la sensazione di poter crescere. L'allenatore dell'Empoli è una persona di settore giovanile, è un profilo importante che deve andare in questa direzione. A poi insomma di fare la primavera A, rifare un grande Viareggio, poi l'obiettivo dell'Empoli è sempre quello di crearsi i giocatori. Perfetto. No, il nostro obiettivo più grande, il nostro risultato più grande, spero, ecco, che quest'anno la Serie B, che è stato chiaramente, diciamo, un trauma per tutti, però possa, ecco, la cosa positiva possa magari dare la possibilità, magari in maniera più concreta, a qualche nostro ragazzo di poter fare qualche esperienza più con la prima squadra e di far vedere che è pronto, perché poi dopo i ragazzi a volte ti sorprendono e magari, ecco, mentre qualcuno magari trova più difficoltà, ma c'è invece qualcuno che si adatta facilmente e magari esplode, ed è quello che ci auguriamo tutti, insomma, che sia un numero sempre più alto di ragazzi che possono uscire dal settore giovanile e possono avere una carriera importante nell'Empoli oppure altrove. Quindi tra Oreggio con Zauli o già con Vivarini, per non fare nomi? Vabbè, questo ancora è tutto da definire con la prima squadra, quindi sono valutazioni che poi devono fare Andrea, Pietro con mister Vivarini, e chiaramente questi ragazzi, ti hai fatto un nome, ma anche altri stanno facendo vedere delle qualità importanti, e io sono contento se rimangono su, sono sincero, perché vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto. È chiaro che per la primavera perdere certi giocatori è un pochino più difficile vincere il campionato, è chiaro, però l'obiettivo dell'Empoli deve essere quello di fare giocatori, quindi se qualche giocatore come Traoré, che effettivamente un 2000 ancora 2 anni primavera davanti, brucia le tappe, qualche altro giocatore
fa vedere di essere pronto e lo tengono su nella rosa e lo mandano magari a giocare ogni tanto, io sono felicissimo, perché è l'obiettivo che comunque ci siamo prefissi come società, l'obiettivo finale poi è rappresentato da Diussen, no? Questo momento. Assolutamente, perfetto. Cresciuto nel settore giovanile, perfetto. Prima squadra, venduto bene, tra l'altro all'estero. Sì, sì, ma io guarda, vedendo tanti altri ragazzi che sono rientrati, Picchi, Fantacci, vedendoli ritiro, ho visto già dei ragazzi cambiati con l'esperienza che hanno fatto. Seppur negativa, le esperienze ti aiutano a crescere, quindi anche quando vanno si confrontano e trovano magari un po' di, tra virgolette, di pane duro, abbiamo visto che poi ci tornano comunque più forti. È un passaggio che devono fare. Il campionato Primavera 1 va in questa direzione, perché effettivamente è competitivo e noi dobbiamo, secondo me, ritornare il più velocemente possibile sopra, non tanto perché è importante vincere nel settore giovanile, ma perché è importante confrontarsi con una realtà sempre più forte, creare delle difficoltà. Ad esempio nell'Under 17, Under 16, Under 15 il progetto che è stato fatto è ottimo, va in questa direzione. Col 2002 l'anno scorso abbiamo visto di poterci stare, abbiamo trovato qualche difficoltà in più con l'Under 17 e l'Under 16, ma io sono felice di questo, perché è chiaro che è il primo anno che ti confrontavi con la realtà nazionale, perché il nostro, per dire, la categoria 2000 che quest'anno fa l'Under 17 non ha avuto il percorso che avranno i 2002, perché comunque nel primo campionato giocavano sempre a livello regionale, quindi erano poche le partite poi competitive di formazione. Le difficoltà aiutano i ragazzi a crescere, quindi è giusto che si vada in questa direzione di dare qualità a tutti i campionati, a tutta la filiera, perché prima lo facciamo e prima arrivano pronti. C'è qualche ingresso nuovo in primavera? Sì, sì, abbiamo allora Gianneschi che arriva dalla Robur Siena, e poi abbiamo Curto, come avete già scritto, insomma, dal Milan. E più c'è un ragazzo, Dos Santos Diogo, da società Sporting Club de Espinho, un ragazzo portoghese del 2000 che è, insomma... Qual è la società? Sporting Club de Espinho, Portogallo. Sono tutti 99? No, allora, sono 2000, Dos Santos e Gianneschi, e invece 99 Curto. Ok.